Ed ora occupiamoci di sport con il calcio di Serie C e in particolar modo del calciomercato del Pescara, perché queste sono ore febbrili per arrivare alla composizione della squadra che insomma presto tornerà sui campi per affrontare una nuova stagione calcistica. Allora cerchiamo di capire quali sono le novità di oggi andando proprio a sentire la voce di Massimo Profeta che è collegato, eccolo, in diretta con noi. Massimo, buongiorno. Dicevamo quali sono le novità di oggi sul fronte del calciomercato biancazzurro. Sì, intanto un saluto a te e a tutti gli amici di Misione d'Ascolto. Beh, insomma, notizia importante perché una trattativa in via di definizione, così almeno sembrerebbe, il giovane portiere Alessandro Sorrentino, 30 presenze in questa stagione, è stata la rivelazione del Pescara, giovanissimo, classe 2002, è nel mirino del Monza, anzi è molto vicino al Monza. Il club brianzolo ha rotto infatti gli indugi ed è in netto vantaggio sulla concorrenza, notizia che abbiamo pubblicato proprio questa notte sul nostro sito www.rete8.it. Manca solo il placet definitivo di Galliani, potrebbe arrivare già nelle prossime ore. I due direttori Antonelli e De Licari ne stanno parlando da giorni, operazione a titolo definitivo con l'eventuale inserimento del greco Antonis Siatunis, classe 2002, due presenze in B, ex giovanili Sampdoria, una sorta di schermo davanti alla difesa. Piace tantissimo a De Licari che lo vuole a titolo definitivo. Il neo DS biancazzurro ha raggiunto l'intesa sull'ingaggio con il 25enne attaccante Luigi Cuppone. Ne stiamo parlando in realtà da giorni, di proprietà del Cittadella, l'ex Potenza casertana, può ricoprire i tre ruoli del reparto offensivo. Ora bisognerà trovare l'accordo col club veneto, non ci dovrebbero essere sorprese. La probabile formula: prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in B, il 60% delle presenze. Tornando al portiere, se dovesse andare via Sorrentino, comunque insomma non sarà rinnovato il contratto ad Alessandro Iacobucci, pescarese DOC, classe 1991. Addirittura ad arrivo la trattativa per l'ingaggio del 21enne terzino sinistro Lorenzo Milani, scuola Empoli, di proprietà del Pontedera. Accordo con il suo agente, ecco, questo è un gol realizzato da Milani proprio al Pescara nello scorso mese di novembre. Pontedera si impose per 2-1, Milani fu l'assoluto protagonista di quella partita, un gol e un assist per Magnaghi. Dicevamo, c'è l'accordo con l'agente, il laterale mancino dovrebbe, usiamo sempre il condizionale Anna, quanto mai di rigore, approdare in biancazzurro a titolo definitivo, ma attenzione all'Avellino che ha messo nel mirino questo giovane promettente, questo ragazzo, ripetiamo, del 2001, cresciuto nell'Empoli. Passi avanti anche per il cursore di fascia destra Matteo Saccani, classe 2001, lo scorso anno in grande evidenza con la Vispesaro, ma di proprietà del Sassuolo, un gol proprio realizzato nelle immagini, lo stiamo vedendo con il sinistro, lui è un destro, però gioca indifferentemente con i due piedi, appunto ha segnato nella partita di Cesena persa dalla Vispesaro 2-1. Il club emiliano ha già dato l'ok al trasferimento in prestito di uno dei migliori interpreti del ruolo la scorsa stagione del Girone B. E stiamo vedendo anche un gol realizzato proprio da Facundo Lescano, altra trattativa di cui stiamo parlando da giorni perché c'è l'accordo con il club pescarese. Facundo Lescano è un attaccante argentino che milita nell'Entella classe 96, vuole lasciare Chiavari, vuole soprattutto Pescara, però attenzione, c'è l'ostacolo Clemenza, lo stiamo vedendo anche lì in queste immagini, un gran gol realizzato contro il Gubbio dopo uno scambio bellissimo con Pompetti, perché Clemenza è richiesto dall'Entella, però Clemenza sembra freddo, bisognerà capire che cosa succederà. Secondo talune indiscrezioni, in realtà sarebbe solo un problema di intesa sull'ingaggio. Staremo comunque a vedere. L'Entella vorrebbe anche un conguaglio in denaro in questa operazione, che però non sarà corrisposto dal club biancazzurro. Dunque, nelle prossime ore, nelle prossime 48 ore, diciamo così, potrebbero essere definite quattro operazioni: un terzino destro Saccani, un terzino sinistro Milani e poi due attaccanti Cuppone e Lescano. In uscita, molto probabilmente, Sorrentino al Monza a titolo definitivo. Probabilmente poi Sorrentino verrà girato dal club brianzolo ad una squadra di Serie B. Staremo comunque a vedere. Domani De Licari salirà a Milano con il presidente Daniele Sebastiani. Tutto per il momento, la linea può tornare a te.